Beh, direi buongiornissimo vlogmas. Ho fatto in tempo ad arrivare alla macchina, che ha cominciato a piovere, come potete vedere dal riflesso delle gocce sul mio schermo, sembra un piccolo dalmata. Sono le 7:10, mi sono svegliata, non ve lo dico neanche perché ovviamente non ho dormito. Però sto andando a Milano, sto andando precisamente alla metro per poi andare a Termini, perché lì trovare parcheggio è impossibile, o meglio non c'avevo, io proprio lasciare. Non mi sono truccata perché onestamente, cioè, non avevo proprio gli sbatti. Le persone che devo vedere oggi mi hanno già vista struccata, quindi non c'è problema. Comunque adesso vado perché devo anche fare benzina e noi ci vediamo direttamente con Giulia a Termini. E penso più di 11 o forse 12 ore dopo ci rivediamo, ragazzi. Mamma mia, è stata una giornata folle, tanto folle che io non sono riuscita a riprendere un attimo. Un attimo, cioè questo vlog sarà il peggiore di tutto YouTube. Ma io vi giuro, cioè vi giuro, non sono riuscita a tirar fuori la telecamera. Ma nulla che sia stato dentro la mia borsa sostanzialmente. Quindi mi dovrete perdonare. Non è che potevo farvi vedere chissà cosa oggi, ve l'avevo già accennato, perché comunque sono tutte cose top secret. Però non pensavo neanche così, è stata una corsa contro il tempo. Sono appena rientrata a casa, sono sfinita e vi racconto magari un pochino la nostra dose giornaliera di Gwendy. Fatti vedere dalle tue fans. Allora, prima di tutto, mentre vi racconto, io intanto mi scarto i pacchettini che sono arrivati oggi. Eccoci qua, prima di tutto vi faccio vedere la palettina di Kylie che mi è arrivata ieri dopo ben, non lo so, 60 euro di prodotto. Eccola qui, la Santa Claus North Pole. Non credevo che la confezione avesse glitter in rilievo, infatti è una cosa che odio quando li perde. Vabbè, mi tengo pure la confezione al suo giro. Questa è la palettina, è stupenda. È stupenda. E una volta aperta, a parte che ha uno specchio gigante che mostra tutto il casino qui. Questi sono i colori. Nulla di particolarmente esoso. E se vedete che si muove la macchinetta è Gwenda che sta facendo cose sul letto. Però io ho visto alcuni colori sbocciati. Adesso non la voglio sbocciare. Cioè non mi sento in grado. Ma aveva alcuni colori tipo Christmas Crush, Hint of Naughty, questo lilla e questo. Mi fanno volare. Grazie Gwendy. Quindi non vedo l'ora di provarla. Stamattina, vabbè, mille corse, stava piovendo, prendi la metro e vai al treno, eccetera eccetera. Però tutto puntuale, a parte un leggero ritardino, ma c'è sempre. Arrivati a Milano faceva il diluvio, un casino tremendo, siamo corse a prendere il taxi. Dopodiché siamo corse alla sede dove dovevamo andare. Vabbè, non vi dico dove, cosa, eccetera eccetera, perché altrimenti capireste tutto in 3, 2, 1. Shh, acqua in bocca per un po'. Detto ciò, poi al ritorno, visto che siamo stati praticamente dalle 12 alle 5 di pomeriggio, avevamo il treno alle 5 e mezza per fare queste riunioni eccetera eccetera, abbiamo fatto tardissimo, quindi io sul taxi verso la stazione ho chiamato e ho spostato i biglietti ad un'ora dopo, quindi abbiamo preso appunto il treno dopo. Un disagio, una corsa continua, mi è dispiaciuto non riprendervi nulla, ma vi ripeto, non avreste visto questo chissà che. Detto ciò, intanto ci apriamo il secondo pacchettino. È una cosina Cosmify. So già in realtà che cosa dovrebbe essere. Allora, mi hanno inviato la lip mousse che mi mancava la scorsa volta, che è la 05 Peony, che è un colore stupendo, bellissimo. Io le adoro queste qui, sono le lip mousse shiny. E in quest'altro pacchettino abbiamo i blush di Kappalicious, che si chiamano Delicious Blush. Faccio vedere la confezioncina, poi se voi volete comprare qualsiasi prodotto, sia i miei, perché ci sono ancora le palettine glitter, sia questi qua che vi faccio vedere, trovate il link sotto. Allora, apro un blush adesso. Intanto mi piace tantissimo la confezioncina, che è in soft touch, e vedete sono tutti blush mono, quindi avremo modo di provarli. È un pacchettino da Momenti d'Oro Gioiellerie, questi li devo far vedere perché sono stupendi. Qui c'è una gift card 10% sul prossimo acquisto, e vediamo subito quello che contiene. Mamma mia, no ragazzi, è stupendo. Allora, c'è un anello con scritto il mio nome e la collana. Ma che sciccheria. L'anello spero con tutto il cuore mi stia, perché sennò davvero ci rimango malissimo. Ok, mi sta ed è stupendo. Oh, mamma mia ragazzi. Per fortuna il nome è abbastanza corto, quindi si vede tutto davanti. Ma mamma mia. E la collanina, che adesso vi faccio vedere, ha una lunghezza
sostanzialmente media. Per intenderci, viene così. Però vedete, ad esempio, con questo tipo di maglione, comunque si vedrebbe. Queste le rimetto a posto perché ve la devo far vedere su Instagram. Mia madre sta salendo, ora apparirà tra 3, 2, 1. Eccola che appare. Grazie della tua presenza. Cioè, però non me posso perché... ma non ci mostrare neanche il suo pigiama da trash. Non sono indecentissima. E allora evita. Ma che te l'hai regalata, carina? Era il nome con l'anello. Che bello! Madonna, le trovo tutte certo io che cose. Cioè, che tutte queste cose, ma io quando ce l'avrò mai? Guarda, ha preso Mr. Capretta! Vuole proprio il suo Mr. Capretta! Poi apriamo Wycon. Allora, a parte c'è un sacchettino troppo carino. Un bigliettino, buon Natale, felice anno nuovo. Che cute! All'interno c'è questo kit qui. Pochette. Matita nera e mascara Fatal Glance. Ora vediamo tutto bene perché c'è un'altra cosa. Ah, un altro kit. Questo qui invece contiene un liquid lipstick e una matita labbra. Allora, questo sicuramente lo regalo a qualcuno che lo utilizza perché io ne ho già tantissimi. Questo colore già ce l'ho, dovrebbe essere lo 81. Allora, sì, è il numero 81, tra l'altro bellissimo. Sì, abbiamo matita, mascara e pochette. Credo la pochette sia a parte, cioè vuota. Però è extra carina perché è piccolina. Io ne ho poche di queste cose. Quindi la pochette verrà prelevata. Matita nera e mascara verranno regalati. Ultimo pacchetto da Pupa. Leggo qua sopra. Allora, innanzitutto c'è una bustina tutta rilegata. Oddio, che carini. Auguri Federica, Cecilia, non vorrei sbagliare, Laura. E qui abbiamo il pacchetto. No, vabbè, adoro. Ragazzi, io vado pazza per queste cose. Non uso più bottiglie di plastica da un bel po'. E queste sono extra utili da portare in borsa. Me ne mancava una così piccola. Tra l'altro bellissima. Grazie, vedete, questi sono regali utili, utili. E basta, insomma, sostanzialmente questo unboxing è terminato. Vi dico già che domani sarà una giornata bella piena. Devo andare dal parrucchiere, deve venire anche mia sorella. E poi pomeriggio barra sera andiamo a fare un qualcosa. Allora, vi ho accennato nel vlogmas di ieri, quello dove vi ho fatto vedere anche le unghie, siamo andati insieme a farle, che mi piacerebbe prendere un altro cucciolo da aggiungere alla family. E mi avete dato un sacco di consigli. Stavo leggendo oggi sul treno, ma sapete com'è. Sul treno ogni tanto prendo, ogni tanto no, il wifi non ci puoi fare affidamento, quindi alcuni li ho letti, altri meno. Adesso che mi metto a letto, perché io doccia e poi chi si è visto, chiudo gli occhi, mi metto a leggere un pochino. Mi avete dato un sacco di consigli sulle razze, sui metodi, chi aveva già un altro cane poi l'ha aggiunto, insomma... Mi siete stati stra utili, quindi vi ringrazio. E domani vado a vedere il mio primo cucciolo. Tra l'altro mi ha aiutato Julie a cercarlo da una signora che lei già conosceva, da cui ha già preso dei cagnolini in precedenza. Anzi, per cercare questa signora abbiamo fatto un casino perché si era persa il numero, cioè a cercare su internet. Vabbè, sembravamo stalker. Quindi ho trovato il cucciolino che in realtà mi sarebbe piaciuto prendere. Lo vado a vedere, vabbè, abbiamo già mandato foto, video, eccetera eccetera eccetera, di un colore particolare. È una cosa ancora un po' in ballo. Adesso vi ho già detto troppo per i miei gusti. Poi se mai domani sbircerete qualcosina in più. Io adesso metto a posto tutto il casino che ho creato qua sopra, che mamma mia, ogni volta mi è da piangere. Faccio doccia e poi muoio direttamente da qualche parte. E noi ci vediamo direttamente domani. Perdonatemi, ripeto, se questo vlog sarà stato un po' così caotico, inefficace, ma a volte le giornate sono così. Detto ciò, vi mando un mega bacio. Ci vediamo domani.